Ciao a tutti amici del canale, bentornati. Vedo che il canale piano piano inizia a crescere, la cosa mi fa un piacere immenso. Grazie, grazie davvero a tutti. Oggi c'è una perturbazione in arrivo, quindi ho deciso di prendere la mia roba da Lucci e andarmene in cava. Una cava gestita, quindi è una cava privata che però mantiene il suo habitat naturale. E andremo a cercare il Luccio, appunto. La cava ha una buona popolazione, oltre a loro ci sono anche basse e altre specie, ma non insidiabili a spinning. Vediamo un po' che succede, siamo quasi arrivati e niente, speriamo bene, speriamo che la giornata ci porti a catturare qualche bel coccodrillo. A dopo! Stiamo utilizzando una swim che rimane a galla e va a simulare un pesce in difficoltà. Era un bassetto quello che ha cacciato dal gallo. Eccolo! Ammazza se sta avvelenato! Hai visto quanto tira? Accesa? Fammi vedere. Accesa, accesa! Ok. Fa dire che se si slama, eh. Dici, ma che sale a piallo? Sale, sale a piallo. Che miseria, se sale. Ma come ti ha dato la botta? Va? Secca così, è salito a prenderselo. Stavamo giusto a provare. Mazza come cammina, speriamo che non prende qualche ostacolo. No, sì, sì. Non è... Bello, bello, ha preso pure... Vai, chiamalo. L'orario buono, eh? Perfetto, primo coccodrillo, bellissimo pesce, ce lo mettiamo in culla. È arrivato, bellissimo italico, massiccio, pesce stupendo. Eccolo, eccolo un altro bello. C'è? Sì, sì. Grosso, il pirodino. E grazie. È arrivato. Mamma mia! Sembrava calmo. Mamma mia, che bello, va! Bello, sì, pure questo. Pizzo un pizzo. Entro. Preso. Grazie, ho fatto il bagnetto. Sempre stessa swim bite. Sempre stessa swim, oggi paga. Eccolo qui, andiamo a rilasciare. Oh, ho momenticato dentro. Ancora, si continua, si insiste. Spostamento.
niente, nella pesca bisogna sempre stare attenti e è appena successa una sventura al nostro Vali e si è infilzato il dito, ha perso anche del sangue, ha sbattuto anche il piede, quindi se l'è vista un po' brutta. E parecchio, devo dire, mi sono fatto parecchio male, ragazzi, mi è entrato l'amo dritto dritto nel pollicione, ho preso una storta incredibile, ho rischiato di finire dentro. Qua ci stanno un po' di tracce di sangue del mio dito, me la sono vista veramente veramente brutta. Questa cosa però ti ha insegnato? Mi ha insegnato di guardare dove metti i piedi sicuramente. Ora non so manco se... Mi fa proprio male il piede. Mamma mia, raga, che tramva che ho dato. Sto praticamente azzoppato totalmente. Non so se andrò al pronto soccorso probabilmente questa sera a farmi controllare. Per fortuna qualche coccodrillo stamattina è uscito. Ora ce ne torniamo un po' sugli spot di stamattina in modo da dare più serenità al mio piedino. Comunque non mi arrendo, ormai sono venuto e insisto. Stavolta sull'altra canna a gomma, una piccola swimbait, è piccino. Beh, bello. Che ciasso, però. È la swimbait, perché no, sta. No, c'ha un mozzico sopra. Ah, c'ha una mozzica. Ah, sì. Dentro si è slamato pure, eh? Perfetto. Eccolo qui, un altro cuccioletto, peccato che è un po' rovinato, è arrivato nella parte finale. Insistere nonostante la caduta ha pagato. Soffro, almeno ne abbiamo preso un altro. Lasciamo, metto di qua che il mio piede di nuovo a finire che vado dentro. Altra cattura. Allora ragazzi, la nostra giornata si conclude, direi che è andata alla grande. Le canne che abbiamo portato con noi oggi sono state fondamentalmente due, una spinning con un mulinello 4000 e una casting. L'esca che ci hanno dato più risultati oggi è stata la swimbait floating, fantastica, e all'ultimo un'altra swim di gomma della Savage. Io mi ritengo super super soddisfatto della giornata, se non fosse stato per l'infortunio, il dito piano piano si sta sgonfiando, lo muovo, il piede fa malissimo. Il resto niente, spero che il video vi sia piaciuto, continuate a iscrivervi e alla prossima!